avete accettato insomma l'invito ad essere con noi oggi. Devi chiudere l'aria con il saluto. Devi passare due minuti. Ovviamente noi ci siamo, come partito abbiamo ritenuto opportuno, insomma, anche come se in questa formula di conferenza a stampa, quindi un format un po' snello, veloce, anche se vorremmo nell'intento poi anche con voi costruire invece un momento dopo l'estate molto più approfondito e anche in risonanza più pubblica, quindi con la partecipazione anche di Guardia. Però ritenevamo opportuno insomma fissare alcuni punti che sono bene o male sempre quelli che abbiamo da anni abbiamo segnalato, denunciato. Elisabetta che ho acceso. Elisabetta hai l'audio? Sì, ok, perfetto. E quindi insomma il partito è sempre stato presente sul tema della sanità, non tanto per strumentalizzare o per polemizzare o far propaganda elettorale, ma tanto per una responsabilità e dovere che ci sentiamo sul tema della sanità pubblica e su quello che dal nostro punto di vista deve essere centrale, e vediamo emergenza sanitaria docet, che la sanità pubblica insomma, ha dimostrato di essere un pilastro a livello nazionale, regionale e locale, sulla quale bisogna continuare a lottare proprio per evitare che poi gradualmente, come il disegno della regione e di Luca Zaia, sta in qualche modo, senza come dire, grandi in maniera come dire, quasi graduale, proprio anche per i cittadini che magari non si accorgono e magari se ne stanno accorgendo adesso dalle liste d'attesa e con i disservizi, ma che sta accompagnando il sistema pubblico a un sistema privato. Su questo poi sicuramente Claudio Del Carmelo andrà nell'approfondimento nel dettaglio, però noi abbiamo più volte chiesto anche a questa amministrazione, perché il nostro ospedale è l'ospedale di un rischio, che l'abbiamo sempre detto ancora nella costruzione del piano nazionale sanitario, che l'ospedale è declassificato, abbiamo lottato perché non venisse declassificato, lottato perché almeno rimanesse SPOC, ma diciamocelo che in realtà non è neanche nel piano nazionale degli esiti, non può neanche essere riconosciuto come SPOC, e rischiamo di essere un ospedale di base per un comune che ha comunque circa 49.000 abitanti e che prevede quest'anno addirittura di arrivare a 2 milioni di presenze e di visitatori e di ospiti, turisti, dove in realtà non saremo assolutamente pronti ad affrontare con un ospedale che gradualmente sta chiudendo i reparti, sta chiudendo le sale operatorie, gradualmente ha liste d'attesa pesanti e che ci invita o a rivolgersi al privato o addirittura sempre ci indica ospedali di Doro per piccoli interventi, ospedali di Milano per fare semplicemente una spirometria, per fare una cataratta siamo costretti a spostarci a Doro, per qualsiasi tipo di terapia all'Hub dell'Angelo, e sappiamo l'Hub dell'Angelo quanto imploso è in questo momento. Quindi tutto questo per dire che nonostante recentemente abbiamo chiesto una commissione, nonostante la scenografia sia stata ben costruita con tutti i primari presenti, che non voglio discutere sulla loro anzi professionalità eccellente, ma che è evidente dimostrava un'immagine che non è proprio quella reale, ed è la situazione invece pesante che si trova non solo a livello veneto e metropolitano, ma proprio, come dicevo prima, a livello locale. Noi la preoccupazione l'abbiamo sempre segnalata, abbiamo sempre smantellato un sistema che non è opportuno e che è rischioso per il personale, che ovviamente è in grosse difficoltà, ma soprattutto per i nostri cittadini, che rischiano ovviamente di avere forti e pesanti disservizi anche su patologie che invece richiedono tempestivi interventi. Quindi questo è la nostra denuncia, quella di oggi, insomma, che non è diversa da quella che abbiamo fatto qualche mese fa, non è diversa da quella che abbiamo fatto qualche anno fa, ma che riteniamo invece che bisogna prestare assolutamente attenzione per cercare di salvaguardare quello che è salvaguardabile del nostro ospedale, che in questo momento sta continuando questo percorso in discesa rispetto a quello che invece noi abbiamo sempre creduto e ritenuto invece dovesse essere un polo significativo proprio per la lontananza e per tutto il resto. Quindi non mi dilungo e vorrei che Claudio, io Claudio ti chiedo un favore, chiedo a te di intervenire e poi perdonatemi la scaletta, ma siccome Jonathan poi deve fuggire
che deve celebrare un matrimonio, chiederei che subito dopo Claudio potesse intervenire, così completa anche la questione un pochino più regionale, completa l'intervento, e poi Cristiano do la parola a te. Va bene? Grazie. Claudio, a te. Grazie, buongiorno a tutti. Chi è Claudio? Claudio Bertranello, cioè si presenta lui. Claudio Bertranello, sono medico, specialista nella ricerca dell'organizzazione qualità dei servizi sanitari. Sono il coordinatore del gruppo regionale del Partito Democratico sul gruppo strategico su sanità e sociale, quindi all'interno della segreteria regionale. E allora, io faccio un ragionamento breve ma abbastanza articolato, perché quello che sta succedendo a Chioggia è un fenomeno che è abbastanza purtroppo diffuso nella nostra regione, quindi non è un caso particolare. Ovviamente oggi siamo concentrati e focalizzati su Chioggia, ma per capire quello che sta succedendo a Chioggia il discorso è più generale. Allora, io vorrei soffermarmi su un ragionamento in particolare che riguarda il personale, che a nostro parere è il problema dei problemi. Allora, andiamo a prima del Covid. Prima del Covid c'è stato in Veneto in 10 anni, diciamo dal 2010 al 2020, sono accadute alcune cose importanti. Intanto abbiamo sempre tirato al possibile sulla sostituzione del personale, quindi il turno era bloccato e laddove non era bloccato le leggi nazionali ci siamo ben visti da sfruttare l'opportunità di sostituire pensionamenti, gravidanze e quant'altro. Quindi il personale ripeto era già prima del Covid al di sotto della media nazionale, riferimento al servizio verde, per spalle di costretto, cioè su tale parte. E nel frattempo, vi ricordate, in quel decennio, nel 2017, si era scolaria, hanno tagliato lo stiletto, che è Chioggia, hanno promesso di aumentare, rafforzare il territorio, cosa con bici integrata, assistenziale potenziata, industriale alimentare, strutture alimentative, cose dette ma non realizzate, sicuramente molto di sotto di quanto penso. Quindi la conseguenza qual è stata? Che il personale sanitario, e voglio dire, in questo caso siamo concentrati su quello ospedaliero, si trovava con carichi di meno posti letto a fronte di patologie uguali, per cui la stessa quantità di richiesta di prestazione, se non di più, perché nel frattempo la popolazione è invecchiata e anche le possibilità terapeutiche sono aumentate, perché è bello che la scienza vada avanti, ma poi una persona che prima non poteva fare niente, adesso la puoi curare e quindi la devi prendere in carico. Quindi bello, meraviglioso, ma è che si fanno le stesse cose che si facevano 10 anni fa, se ne devono fare di più. E quindi è stato chiesto uno sforzo veramente eccezionale a tutti i professionisti sanitari, medici, infermieri, fisioterapisti, psicologi, tecnici, eccetera, lo stesso. E su questa, diciamo, la modalità anche di gestione, quindi è sua responsabilità di quello che dico, del Veneto riguardo la sanità, è stata sempre molto accentrata e direttiva. Stile militarismo. Allora, su questo clima non tanto positivo è arrivato il Covid, e ovviamente non ci soffermiamo in questo momento sui disastri di vite perse, sociali, conseguenze psicologiche, economiche per la popolazione generale. Focalizziamoci su quello che è accaduto al personale sanitario. E è stato chiesto uno sforzo incommensurabile a tutti, ospedale, territorio, in qualche modo nell'emergenza il personale, soprattutto per la vocazione collegata a queste professioni, si è tirato sulle maniche, qualcuno anche attraverso la vita, e poi dei carichi di lavoro, un livello di stress veramente sottumano. E lo ricordo sempre, noi medici, infermieri,
persone sanitarie, sono esseri umani, non è che si viene da una persona da laurea un padellino di super uomo, di super donne. Quindi abbiamo dei limiti nel poter sopportare il livello di stress e di carico di lavoro. Durante il Covid, che cosa è saltato fuori? È saltato fuori in modo palese che c'erano alcuni capi, un capo che è un coordinatore di femministi, un capo sala, un primario, un direttore di ospedale, un direttore sanitario, un direttore generale, che ha un ruolo di responsabilità, che deve prendere decisioni, che deve guidare al corso. Che cosa è successo con il Covid? Che si è capito subito che era lì per merito e che era lì per altri motivi, in quel ruolo. E il personale sanitario ha detto, beh, il Covid ha fatto emergere la carenza di posti letto, ha fatto emergere la carenza di personale, ha fatto emergere chi fa il caso che non avrebbe lavoro perché non aveva i meriti, le competenze per arrivare in quel ruolo e ci è arrivato per altro e si è capito bene. E lo stile del stai zitto e obbedisci, manca no. E quindi il personale sanitario si è aspettato in modo logico che dopo il Covid tutto questo potesse cambiare. Vuol dire, beh, più di così cosa deve succedere perché vi accorgiate delle cose che non vanno e cercate di aggiustare. E invece i segnali non sono andati nella direzione giusta. Anzi, c'è stato un processo di negazione dei problemi che ha, come dire, fatto sentire anche avviliti e quasi, tra virgolette, preso in giro di personale che aveva dimostrato una volontà, una negazione, una capacità di affrontare l'emergenza che andava sicuramente. Durante questi anni, ci tengo a dirlo che Emilia Romagna e Toscana hanno sfruttato le porte aperte ovviamente dall'emergenza per l'assunzione di personale e si sono dotate di migliaia di nuovi medici, infermieri, professionisti sanitari in più a tempo indeterminato. In Veneto stiamo fanno, non abbiamo sfruttato questa cosa, ne abbiamo assunti qualche centinaia. Allora, anche su questo le porte, non è che è sempre colpa di Roma, perché pare che Zaia sia da 20 anni più o meno, però vicepresidente, il presidente non sia mai responsabilità sua. Quindi tutto colpa di Roma, beh, le porte erano state aperte per le assunzioni, qualche regione ha sfruttato noi molto. E quindi il personale si è ritrovato dopo la pandemia. Adesso non è ancora conclusa, ma insomma dopo le fasi più difficili e gravi della pandemia, a dire ma qui non è cambiato niente, siamo ancora in buono, il clima di lavoro si è modificato, la meritocrazia non è diventata in modo assoluto ed esclusivo l'unico criterio di carriera, facendo piazza pulita di qualsiasi altra interferenza che faccia promuovere le persone che non sia la capacità di svolgere il ruolo che fa il lavoro. Che cosa succede? Che fuggono dal sistema pubblico. Ma questa fuga è in parte verso il privato, in parte verso la pensione, perché ad esempio i medici di medicina generale che stanno vincendo, perché appunto non sono mai di termine di medicina generale contro questa cosa, non vanno mica, cioè vanno in pensione anche io, quindi vi tenete conto che un medico può arrivare quasi a 70 anni, 69 anni e 11 mesi e 29 giorni, però a fronte quando può andare in pensione può andarci a 62 anni, quindi che sono 8 anni in meno di lavoro, la maggior parte delle persone in questa epoca storica a quell'età ancora, voglio dire, organizzata, capace. E quindi fanno in pensione prima, non solo i medici di medicina generale, ma anche i medici, infermieri, eccetera, il resto del personale. Quindi dobbiamo concludere, questa è una fuga che non è verso il privato, è verso la salvezza percepita così, non ne posso più fare. Chi invece non è in età pensionale.
privato, perché si guadagna un soldi, è offensiva, perché il privato era lì, uguale dentro, uguale dentro, 5-10 anni fa, se ci volevi andare. Allora, come mai siamo noi medici, parlo di noi medici, diventati tutti assaltati, denaro, proprio tutti insieme, dopo il Covid? No, il problema è che se uno è quello di stare nel futuro, le condizioni di lavoro non ti consentono di svegliarti la mattina e andare a lavorare con una certa serenità. Se innesca poi il circolo vizioso, va via uno, va via due, va via tre, io devo fare 10 notti al mese, non riusciamo a chiudere il cuore e vado in anch'io. Le spirali negative che bisogna interrompere. Io ho utilizzato già tutto il tempo a mia disposizione, la mia conclusione è su questo. Il Partito Democratico ha posto alla luce con una conferenza pubblica, documenti, interpellanze a livello, adesso non ne parleranno le zone, ma non parliamo a livello, interpellanze, richieste, sia scritte che in aula, personale. Quindi il problema è enorme, perché è inutile che continuiamo a dire no, il sistema sanitario è una Ferrari, sì, ma una Ferrari si inizia a toglierci il bottone, che è il personale sanitario, diventa una bella scatoletta, poi non manca solo tutto il personale, quindi magari anche il volante c'è, ma non è tutto legato al lavoro, che è questa metafora. Ecco, bisognerebbe capire quando una Ferrari smette di essere una Ferrari, perché se non c'è più il motore, perché senza i professionisti sanitari non si fa niente all'interno del sistema, è chiaro che poi uno dice, ah, ma noi facciamo i concorsi, ma non ti servi perché la programmazione a Roma è stata sbagliata. No, caro. Allora, intanto c'è anche tu nella conferenza Stato-Regioni e anche a governare Roma nel passato vent'anni. Quindi è stata una programmazione sbagliata da tutti, incluso la Lega. Ma al di là della programmazione sbagliata, io guarderei a tutti quelli che ci sono e che io perdo, e guarderei come mai in alcuni posti faccio un concorso e la gente si va, e in altri posti non ci va. Chissà come mai, non stiamo parlando di azienda ospedaliere di Padova,